Buongiorno a tutti quanti, quello che vedete, aspetta, stop, no, ho detto, stai calmo Fabione, buongiorno, inizia l'edicola Fiore, amici del web, amici di Radio 2, state vedendo un fermo immagine di Jovanotti e la sua band che ci regalano la sigla di Edicola Fiore versione natalizia. Tutti qui a scambiarci virus e microbi, tutti a prendere l'influenza, soprattutto quella che sta girando a Roma in questo momento, l'influenza intestinale. Allora, eccoci qua, siamo pieni di ospiti a partire dal sempre mio grande amico Marco Baldini. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Poi abbiamo ancora, guardate chi c'è, Mimmo Foresta. Da... teatro il 25 dicembre al Teatro Bracco di Napoli. Al Teatro Bracco, onda su onda, onda su al Teatro onda. Bracco, sì, come cani, con la regia bellissimo. Di Gaetano Liguori. Grande. Non mancate. Allora, e poi c'è Virginio Simonelli. Senti che basso che c'ha Virginio Simonelli. Virginio Simonelli che sta. Tutti conosciamo come vincitore di Amici del 2010, sì, 2011, ma poi anche come valente autore, perché dopo Amici non si è seduto sugli allori ma ha continuato, ha cominciato a scrivere canzoni a destra e a manca, fino a quando Laura Pausini, la cantante più conosciuta all'estero, ha preso sto suo pezzo che è limpido, sta vendendo un casino, signore, è Virginio Simonelli, è l'uomo più amato dalla SIAE. Ti posso assicurare che non sono io lo non so, è mogol, miglioreranno anche di più. Allora, che ridere, ma qui si parla di una cosa sola oggi, amici, andiamo a vedere i giornali, vediamo un po' cosa dice la Repubblica. Vince Renzi, ragazzi, il nuovo che avanza, e qui non vedo particolari. Vince Renzi! E chi volevate voi? Nessuno. Nessuno. Meloni. Berlusconi. Giorgia Meloni. Tu volevi Giorgia Meloni. Tu chi volevi? Mago Zurlì. Berlusconi. Questo è ancora Berlusconi. Qui siamo e abbiamo... c'è uno spaccato dell'Italia un po' particolare, un po' strano. Ovviamente dall'età si vede. Siamo stanti. Qui siamo proprio... c'è gente che vuole ancora Fanfani qua. Figurate come stiamo messi. Allora, eccolo qua. Renzi un ciclone da 3 milioni di voti, ragazzi. Adesso sono il vostro capitano. Il tempo degli inciuci è finito. E allora, visto che è il nostro capitano, che facciamo? Alzai tanto la mano, sono il tuo capitano. Muovi a testa il bacino, sono il capitano Renzino. Ancora! Muovi in alto la mano, sono il tuo capitano. Muovi a tempo il bacino, sono il capitano Renzino. Allora, eccolo qua. Signori, finalmente il nuovo, questione i tre, guardate, i tre candidati erano questi, Cuperlo, Civati, e non c'erano dubbi, Renzi, insomma, che vincesse questa tornata così elettorale, diciamo così. L'abbiamo già detto, è stato diplomaticissimo Renzi, praticamente a tutti quelli che hanno governato prima di lui il partito, ha mandato una sonora pernacchia indirizzata soprattutto a chi, in modo particolare a Baffino D'Alema. Oh, mentre invece non bisogna parlare solo da sinistra, di qua, perché sono state altre, qual è questo, sta, fammi leggere, eccolo qua, la Lega, Matteo Salvini è il nuovo segretario, come vedete ci stiamo rinnovando tutti, Lega, sinistra, destra, il nuovo segretario nazionale, vedete, Lombardo, vedete?
qui, eh? Ah no, sì, il nuovo segretario nazionale Matteo Salvini. Quindi che cosa succede? Bossi non è più segretario, veramente. Maroni l'ha chiamato e gli ha detto: caro Bossi, non mi stai più sul mio cognome. Sul mio... sì. L'hanno capito in ritardo, scusate. Vabbè, io sto a lavorare qua con pizze e figli. Che devo fare? Che devo fare? Ormai oggi i giornali non si possono aprire, non si possono aprire perché c'è Renzi, solo Renzi, da Lega non ne parla. Renzi sgomena il PD, tutti contro Re Giorgio. Ah, ecco qua, c'è uno nuovo, un titolo nuovo, perché come sapete Beppe Grillo ha attaccato per l'ennesima volta. Eccolo qua, Napolitano che non ne può più, perché voi sapete Napolitano con il suo accento che si ritrova, napoletano pure, che lui è di Napoli, sapete, ha detto basta, mo basta. Mo basta, presidente, basta. Il giorno di Capodanno, sì. Caro Grillo, sì. Ti do un baffa dei a reti unificate. Inizia così, secondo me, questo discorso. Cari italiani, cari italiani, soprattutto caro Grillo, baffa. Esatto. Perché non è proprio, ormai Grillo ogni cosa ce l'ha con Napolitano. Allora, altre notizie, ragazzi, ne abbiamo una fantastica. Fumare marijuana fa crescere il seno agli uomini. Allora, secondo me è una stronzata, posso dirlo, perché vi posso assicurare che qui dentro c'è gente che dovrebbe avere la quarta di registrazione. Come minimo dovrebbe avere la quarta di registrazione. Vi posso, non diciamo chi, ma anche nel passato, voglio dire, nel passato, no? Non giusto adesso. Che ore sono nel passato? Incredibile, sta notizia è stupenda. Chi è che la dava? Non l'abbiamo visto che la dava. Allora, poi altre notizie, come vedete non parliamo solo di politica perché ormai non se ne può più, è tutto il giorno. Ieri ci hanno sfrantumato le primarie, sì. con le primarie, veramente, guarda, invece noi siamo andati a cercare notizie curiose, tipo questa: tradito dalla musica neomelodica, latitante napoletano arrestato a Milano. Ora voglio dire, sei latitante, sei nascosto in una casa, puoi aprire la finestra e cominciare a fare song qua, mi stanno cercando, non mi trovate mai, non mi trovate mai, carabinieri, non mi piavate. Ma no, ma avanti, ragazzi, il latitante che canta è nascosto e canta a squarciagole, lo prendo. Allora attenzione, break musicale, perché abbiamo Virginio Simonelli con noi. Allora Virginio sì. Vai alla tastiera, sì. E ci farà sentire un pezzo coadiuvato da tutto il nostro gruppo. Mi piace molto. Coadiuvato. Musicale, un po' di Limpido, versione maschile. Tra l'altro l'hai scritta te, quindi... Quando l'hai scritta? A che ora l'hai scritta? Di mattina, di notte? Non me lo ricordo, Fiore. Quelli sono Raptus. Che tu ti sei svegliato e ti sei uscito con sto pezzo. Una cosa del genere. Incredibile. Quello è un appartamento, sai quel pezzo? Io vado alla mera proprio... Vado Laura. Per sdrammatizzare. Perdono. Vai, attenzione. Sentite che bella versione. Virginio Simonelli, a Edicola Fiore. Forse noi non siamo fatti per cambiare, forse noi non lo saremo mai, ma non è principio imprescindibile di ciò che sei per me. È solo che di notte quando mi addormento arrivi tu e sento che nascondo dentro quello che non sai di me. Lascerò che sia il tempo a decidere chi sei per me. Lascerò all'istinto e dal buio tutto tornerà. C'è Virginio Simonelli.
volevi tu, io non sarò inevitabilmente tutto ciò che pensi tu. E so che sostenere il colpo non sarà mai facile, ma so che non importa in fondo ciò che penserai di me. Lascerò che sia il tempo a decidere chi sei per me. Lascerò all'istinto e dal buio poi tornerà l'invito. Virginia Simonelli! Allora ricordiamo che dopo faremo un piccolo special edicola con Virginia Simonelli. Poi abbiamo anche il nostro Mimmo Foresta, grazie, che di Laura Pausini è stato un imitatore, uno dei primi uomini a imitare Laura Pausini. No, ma vero, abbiamo il rap di Snello, eccolo qua, ragazzi, ci siamo. Ecco lunedì che weekend è stato, il PD ha fatto come un gol allo stadio, l'ho sentito tutto il tempo alla radio, capitano, capitano, ma ieri all'Olimpico non ha giocato. Ma che bello questi finali, questi finali. Questi finali sono meravigliosi, questi miei. Ragazzi, attenzione, altre notizie strane purtroppo non riguardano robe vostre, perché è uscita una legge. È vero, questa non è una fesseria. Fare l'amore in auto è più grave che rubare. Si rischiano fino a 3 anni di carcere. Ragazzi, a me avrebbero dovuto condannarmi all'ergastolo per tutte le volte che da ragazzini, insomma, si faceva in macchina. Una cosa che resta qui, cioè, quindi tu puoi andare a fare l'amore in banca, allora, tranquillamente, diretto. Sì, si rischia di meno, è incredibile. Uno, no, no, questa non si può, non si può, ragazzi, fare l'amore in macchina, ma soprattutto per i pischelli, quelli che lo fanno, ma ce ne sono, eh. Sono finiti i tempi del ribaltabile della 500. Sono finiti, ora che ci sarebbero tutti, che ci sarebbero tutte le comodità possibili e immaginabili, ora che esistono i monovolume che prima non avevamo. Vabbè, ragazzi, questa che cos'è? Ah no, basta, non posso più dare queste notizie a sfondo sessuale. Adesso no, basta. Medicina, amici, che è medicina. È medicina, vabbè, sarà medicina, ma dice che la masturbazione fa bene alla salute. E vabbè, ecco perché state tutti bene qua. Ve l'aspettavate, umorismo di bassa lega, soprattutto ragazzi, John Wayne, veramente. John Wayne, sei il numero uno da quel punto di vista. 50 anni. Se riporta bene. 12 minuti e 53 di edicola. Allora, abbiamo una vignetta di Diz. Parenti, incredibile, neanche ancora devono praticamente fare il funerale e già i parenti di Mandela sono in guerra per l'eredità, incredibile. Qui c'è la vignetta di Diz che dice: ti tiro il Nobel per la pace, uno dei parenti. Eccola qua, riusciamo a sdrammatizzare anche questo grazie al cinismo del nostro Diz. Però il fatto che ci sia sta cosa dell'eredità a un giorno dalla morte è veramente molto, ma molto, molto triste. Va bene, amici, noi vi salutiamo, vi ringraziamo, che ancora notizie? Meno regali a Natale, 6 italiani su 10 ridurranno gli acquisti, 6, gli altri 4 sono passati direttamente alla Pasqua, per cui ormai questa la vedi al volo così. Vi salutiamo, oggi come lunedì abbiamo fatto pure troppo, perché siamo ancora presi da Renzi, siamo da Renzi. A proposito di Renzi, chiudiamo con una canzone dedicata proprio a Renzi, al capitano toscano, vai! Sono ragazzo sincero, mi chiamo Renzi e son bello, ho vinto queste primarie contro Civati e Cuperlo, tremate Letta e Alfano, perché son Renzi e toscano. So il capitano del PD, so il capitano, so il capitano del PD, so il capitano. E vai Renzi! Grazie amici, auguri, buone feste, a dopo con Simonelli. So il capitano, Virginio, so il capitano.